Abbiamo il piacere di avere nei nostri studi Amelia Kincaid, una star del cinema americano che ha dedicato la sua vita al benessere degli animali. Amelia è capace di entrare nella mente dei nostri amici animali, appunto, e l'abbiamo intercettata in Italia durante il tour promozionale del suo libro Parlare con gli animali e ricevere risposte. Grazie mille per averci raggiunto, Amelia. Me too. Thank you for having me. Anch'io sono molto felice di essere qui, grazie per avermi chiamata. Allora, lei ha appunto scritto questo libro, Parlare con gli animali e ricevere risposte. Quindi è possibile comunicare con i nostri pet? You wrote in this book, which is called Speaking with Animals and Receiving Answers, so it's actually possible to speak with your pets. Everybody can learn how to listen. It's a process of meditation where we're learning how to quiet our minds and simply tune into the love that we have for our animals and then allow them to fill us up with their thought, their emotion, so that we can learn how to understand them better. Tutti noi possiamo imparare a fare questa cosa, è un procedimento nel quale dobbiamo imparare a calmare la nostra mente, sintonizzarci al nostro animale e lasciarci riempire dal loro amore, dai loro pensieri, dalle loro sensazioni. E questo è il modo in cui riusciremo a sentirli. Come ha appreso, come è venuta a conoscenza di questa sua grande potenzialità? Era spaventata? How did you get to know that you had this ability? Were you scared about it? I was a complete and total skeptic. I'd never met anyone who could speak to animals, and I took a workshop from a lady when I was in my mid-20s in Los Angeles, and when I tried it for the first time, I was amazed at how much information came through. Ero totalmente scettica e ho fatto questo corso con questa signora a Los Angeles quando avevo appena 20 anni ed ero assolutamente sconvolta da quando questa capacità si è manifestata dalle cose che riuscivamo a fare. E quindi com'è possibile comunicare con loro? Cosa possono dirci? How is it possible to communicate with them? What can they tell us? They can tell us about their past before they came to you, about their relationships, what they need in order to be happier. They think about their future, I mean, every aspect of their life. They're the same as human animals. They're thinking, they're feeling, and they want to tell us what they need in order to be happier and how they can make us happier. Quindi gli animali ci possono parlare di tutto, perché ci possono parlare del loro passato, delle loro relazioni, di quello di cui hanno bisogno, delle loro speranze per il futuro. Sono proprio come degli animali umani. Ci possono dire assolutamente quello che gli serve per poter essere più felici. È una comunicazione non verbale, una telepatia questa. So basta guardarli negli occhi. It's a non-verbal communication, it's like telepathy. You just need to look them in the eyes. Every animal is thinking thoughts. Whether it's a dog, a horse, an elephant, a shark, every single animal on this planet is thinking thoughts and they're feeling emotion. Now, it's a process of developing your sensitivity so that you can learn how to pick up the information that's coming from the other animals. In realtà ogni animale pensa. I cavalli, i cani, gli elefanti, le tigri, qualsiasi animale lo fa. Si tratta semplicemente di riuscire a sviluppare questa sensibilità in modo tale che si riescano a raccogliere questi pensieri, queste energie che tutti gli animali già inviano. Qual è l'informazione più sconvolgente che le ha comunicato un animale? What was the most astonishing information that an animal ever told you? I have so many miracles that happen every day. Ci sono così tanti miracoli che sono accaduti ogni giorno. But there is one story that I've never told before. Ma c'è una storia che non ho ancora raccontato. And it's about a tiger in a sanctuary. Ed è su una tigre che si trovava in un santuario. That before I even got to the sanctuary, I tuned into all the other cats. Ancora prima di arrivare nel santuario mi ero sintonizzata su tutti gli altri felini. And one of the jaguars said, "We're worried about our oldest tiger." E uno dei giaguari mi ha detto, "Siamo preoccupati per la nostra tigre più anziana." And I said, "Why?" E allora gli ho chiesto perché. And he said, "He's having problems with one of his teeth." E
questo ci ha risposto che aveva dei problemi con uno dei denti. And I said, which one is it? E allora gli ho chiesto quale fosse. And he said, it's the upper left. E ha detto, è quello più in alto a sinistra. And he has to have a surgery. E deve farsi operare. And then I turned into another one of the tigers, and he says the exact same thing. E poi mi sono sintonizzata con un'altra delle tigri e ha detto la stessa esatta cosa. And the lion says, we're worried about our eldest tiger. E il leone ha detto, siamo preoccupati per la nostra tigre più anziana. Now, I'd never been to this sanctuary before. Non ero ancora stata in questo santuario, mai prima d'ora. And I hadn't met any of these cats. E non avevo ancora incontrato nessuno di questi felini. And at the time I had the NBC Nightly News, which is America's biggest news program, filming me. E all'epoca venivo spesso registrata dalla NBC Film News, che è una delle principali negli Stati Uniti. And I had Captain Edgar Mitchell, who's our most famous and amazing astronaut. E collaboravo con il capitano Anchor Mitchell, che è assolutamente uno dei nostri più fantastici astronauti. And he was coming with me to explain to the news how this works in the quantum level. Ed era venuto con me per spiegare al notiziario come questa tecnica funziona a livello quantistico. Why this exchange of energy is possible. Perché è possibile questo scambio di energia? And I said into the camera, all the cats are saying that their eldest tiger had just had a surgery. E allora ho detto proprio in camera, dicendo, tutti questi felini hanno detto che questo felino ha bisogno di un'operazione chirurgica. This was in Florida, in America. Mi trovavo in Florida, in America. And when we arrived there and I met the tiger for the first time, his mouth was dripping blood. E quando sono arrivata là e ho incontrato questa tigre per la prima volta, aveva la bocca che gli sanguinava. He had an inoperable cancer tumor in his brain. Aveva un tumore, un cancro addirittura inoperabile al cervello. They pulled a tooth to try to do the surgery. Avevano tolto questo dente per cercare di fare l'operazione da quel punto. And when I met him, I obviously got the confirmation that it was the upper left tooth. E quando l'ho incontrato, chiaramente ho avuto la conferma che si trattava proprio del dente sinistro superiore. So what I teach people to do is to use their body as an instrument. Quello che insegno alle persone a fare è usare il loro corpo come uno strumento. Our intuition is going to help us pick up pictures. La nostra intuizione ci aiuterà a raccogliere delle immagini. I saw the tiger's face. Ho visto la faccia, il viso di questa tigre. We can pick up emotion. Possiamo raccogliere delle emozioni. All the other tigers were worried about him. Tutte le altre tigri erano preoccupate per lui. And some of the cats even said, I hope that doesn't happen to me. E alcuni dei felini avevano persino detto, spero che a me non capiti. And then physically I could actually feel the pain. E fisicamente riuscivo veramente a sentire il suo dolore. Now that's the ability to use your body like a radio. Questa si chiama proprio la capacità di utilizzare il corpo come una radio. And every animal's on a different channel. E ogni animale si trova su un canale differente. We can learn to pick up those frequencies. Possiamo imparare a raccogliere, a cogliere quelle frequenze. It's the raw information that's happening under the language. È l'informazione cruda, non ancora raffinata, che avviene al di sotto del linguaggio. So every different language is going to call something a different name. Chiaramente in ogni lingua si chiamerà qualcosa con un nome differente. But the experience is the same. Ma l'esperienza è la stessa. Pain is pain. Il dolore è dolore. Joy is joy. La gioia è gioia. Sadness is sadness. La tristezza è tristezza. And we have the ability to take that in without any language. E abbiamo la capacità di raccogliere questa cosa senza bisogno di un linguaggio. Lei appunto tiene dei workshop per insegnare alla gente a relazionarsi con i propri animali, a capirli e a raccogliere quello che loro hanno da dirci, anche le loro sofferenze, come ci ha spiegato. Proprio recentemente è stata a Milano. You hold workshop to teach people how to pick up on the signals and to pick up on your animal sufferances. And recently you were in Milan holding a workshop. And we had a pig. Abbiamo avuto un cinghiale. Really? And amazing animals. Degli animali fantastici. And incredible animal lovers coming out in Italy. Ci sono dei fantastici amanti degli animali che vengono da tutta l'Italia. The Italian people love their animals. Gli italiani amano i loro animali. And they totally get this. E capiscono perfettamente questa cosa. They're very open-minded here. La mente è molto aperta qui.
And their hearts are so open. E i loro cuori sono molto aperti. That I think Italy was just waiting for the opportunity to learn how to do this. Penso che l'Italia stesse semplicemente aspettando l'opportunità per imparare a fare questa cosa. Everywhere I've gone in Italy, the response has been overwhelming. In tutti i luoghi dove sono stata in Italia, la risposta è stata incredibile. E questo ci fa piacere perché purtroppo in Italia ci sono anche tanti, tanti problemi. Parlo della caccia, che è una delle piaghe più, più gravi. Which is one of the biggest plagues in Italy. Things are changing. We hope. Le cose cambiano. Things are changing. Ce lo auguriamo davvero. E visto che lei riesce a interagire con tutti questi animali, riesce a parlare con loro, che idea, che opinione si è fatta della sperimentazione animale e anche soprattutto degli animali che vengono uccisi per poi diventare cibo? I'd like to see vivisection abolished in my lifetime. Mi piacerebbe nel corso della mia vita vedere la vivisezione abolita. We've tortured enough animals to test for cosmetics to last us for the next 10,000 years. Abbiamo torturato abbastanza animali per fare dei test per i nostri cosmetici che ci saranno sufficienti per i prossimi 10,000 anni. There's no excuse for it anymore. Non ci sono più scuse per questa cosa. I work with beagles. Lavoro con i beagle. Rescued from laboratories. Che sono stati salvati da dei laboratori. To try to get these animals rehabilitated and in loving homes and work through all their emotional problems. Per cercare di riabilitarli e farli andare in delle case dove li amano e per riuscire a risolvere i loro problemi emotivi. It's hard to believe that we're torturing puppies in laboratories. È difficile credere che stiamo torturando dei cuccioli nei laboratori. That could go on in this world. E soprattutto che questa cosa potrebbe continuare in questo mondo. But it is. Però sta succedendo. And all laboratory experiments, as far as I'm concerned, need to stop. E per quanto mi riguarda, tutte le sperimentazioni sugli animali devono finire. And factory farming is finally evolving a tiny bit. E finalmente l'allevamento intensivo, l'allevamento sta un pochino evolvendosi. The Humane Society in America actually got something on a ballot where we could vote on how animals are treated in factory farms. La Humane Society, che si trova in America, è riuscita a fare una votazione, una sorta di referendum per come vogliamo che gli animali vengano trattati negli allevamenti. And as horrendous as this sounds, the question was if an animal has the right to have enough room to turn around. E per quanto possa sembrare orrendo, la domanda era se un animale ha diritto ad avere abbastanza spazio per potersi girare su se stesso. Well, of course everyone in America voted yes. Certamente, tutti in America hanno votato di sì. We're going to make new rules that they're going to be treated better and have more space. E adesso faremo delle nuove leggi dove verranno trattati meglio e almeno avranno più spazio. But given the opportunity to make those choices, the Italian people are going to make loving choices. Ma se gli verrà data l'opportunità di fare queste scelte, gli italiani faranno delle scelte amorevoli. I think it's a matter of putting the power back in the individual's hands. Bisogna riportare il potere nelle mani degli individui. So that you feel like, yes, there is something I can do. In modo tale che uno si possa sentire come se veramente può fare qualcosa. You're not just helpless. Non sei solamente inerme. You can find a way to help animals. Everybody can help animals. Tutti possono trovare un modo per aiutare gli animali. Esatto, ne abbiamo avuto proprio un esempio qui a pochi chilometri da questa città, in provincia di Brescia, un allevamento di beagle destinati alla vivisezione grazie alla rivolta popolare è stato bloccato. Vedi? See, the Italian people aren't going to let this happen anymore. Gli italiani non lasceranno più che queste cose succedano. The book is the beginning of a revolution. E quel libro è l'inizio di una rivoluzione. This book just got published in Korea. È appena stato pubblicato in Corea. And now I'm getting emails from Korean children. E ricevo delle email da bambini coreani. Who are saying that they don't want to eat dogs and cats anymore. Che dicono che non vogliono più mangiare cani e gatti. So the more people that can read the book, più persone leggeranno questo libro, the more people
understand, or there are new choices that we can make. Più persone capiranno che ci sono nuove scelte che possiamo fare. And we really can learn how to understand our animals. E che possiamo capire come capire i nostri animali. Possiamo imparare a capire i nostri animali. Everybody has this capacity. Tutti hanno questa capacità. They just have to learn how to listen. Devono solo imparare ad ascoltare. Con lei prima parlava dei beagle. Con i quali ha lavorato, i beagle della sperimentazione. Noi proprio qui abbiamo Darwin, il cane della nostra Nathalie, un galgo spagnolo, e vogliamo riuscire a capire qualcosa in più di lui. Darwin, how are you, my sweetheart? He is a love. È bellissimo. What an incredibly gentle soul. È un'anima molto gentile. He's happy for the first time. È felice per la prima volta. So, he's quite smitten with you. È piuttosto innamorato di lei. Look at that. Why don't you come on out here, mom? Gli dice, perché non vieni, mamma? And we'll get a look at who he's so in love with. Così possiamo dare un'occhiata a chi è che gli ha catturato il cuore. You saved his life. Gli hai salvato la vita. He wishes that they all could be saved. Lui desidererebbe che tutti loro potessero venire salvati. He absolutely adores you. Ti adora completamente. He wants to sleep. He likes to sleep right in your arms. Gli piace dormire tra le tue braccia. And he's such a forgiving soul. Ed è anche molto disposto a perdonare. After what he's been put through. Dopo quello a cui è stato sottoposto. And physically he's doing really great. Fisicamente sta molto bene. Because he was forced to run. Perché è stato costretto a scappare. And it could take a very bad toll on his legs. E avrebbe potuto fargli veramente molto male alle gambe. But he's in fantastic shape. Invece è in ottima forma. And his favorite other dog is white. E il suo cane preferito è bianco. Volevo chiedere una cosa. Qual è la sua problematica principale, la sua paura? In questo momento. What is his main fear right now? He still has nightmares. Ha ancora gli incubi. And he doesn't want you to leave him. E non vuole che lo lasci. Leave him with a fantastic female dog. Se proprio lo devi lasciare, bisogna che lo lasci in compagnia di una fantastica cagnolina. Don't leave him alone. Non da solo. He's still got too much separation anxiety. Ha ancora troppa ansia della separazione. And he still needs to be. He needs a lot of exercise. E ha bisogno di fare tanto esercizio. But it's going to be long walks in the flowers. Bisognerà fare tante lunghe camminate tra i fiori. And you just continually tell him you have a new life now. E bisogna continuare a dirgli che adesso ha una nuova vita. Quindi questo sibilo che lui fa con la voce è una sorta di ansia interiore. When he whines, it's like he's got an anxiety. Yeah. You okay? He's also just talking. Ma è anche il suo modo di parlare in realtà. He's talking. Parla. And he wants you to be able to understand him. E vorrebbe che tu lo capissi. Mi piacerebbe. I would love to. Ok. E l'ultima cosa che volevo chiedere, dato che sono entrata un attimo in trasmissione, è se lei riesce anche a comunicare con loro. Per dire, lui ha veramente non riesce a tollerare i gatti, forse anche per il suo passato. Lei potrebbe magari dirgli che fanno parte della famiglia e non sono dei nemici o prede? Do you think you could be able to tell him that the cats are part of the family too and they're not enemies and they're not? He doesn't hate cats. Non è che li odia i gatti. It was funny when I walked in the studio. I looked at that dog. I said, "Who do you love?" È stato divertente perché quando è entrata nello studio e ha guardato il cane, la prima domanda che gli ha fatto è stato: "A chi vuoi bene?" He said, "Oh, I love the gatto." E ha detto: "Oh, mi piace tantissimo un gatto." He's going after them because he just can't get close enough. Li rincorre perché non riesce ad andare mai abbastanza vicino. He's curious. È curioso. He's never been allowed to be around them before. Non gli è mai stato consentito di stare vicino a loro prima. And he's fascinated. Ed è molto affascinato. But you're gonna have to tell him
these are your cats. Bisogna che gli dici che sono i suoi gatti. You're not competing with them. Non è una competizione. I'm going to give you these cats for you to take care of. Adesso ti do questi gatti e te ne devi prendere cura tu. Your job is to guard your cats. Il tuo compito è quello di fare da guardia ai tuoi gatti. Be gentle with your cats. Sii delicato con i tuoi gatti. And then I want you to give him a toy that's a wonderful stuffed bunny. E poi bisogna dargli un gioco, un giocattolo che è un fantastico coniglietto di peluche. Say, this is your toy. E dirgli, questo è il tuo gioco. Let him have that in his mouth. Bisogna che lo tenga in bocca. So he doesn't go after the cats. In questo modo non rincorrerà i gatti. Ok, e come posso farglielo capire? Tramite la mia voce ci sono degli atteggiamenti can she tell per fargli capire. Or does she need to have some kind of particular attitude? Your thoughts and your words have to match. Quando glielo dici, le tue parole e i tuoi pensieri devono essere uguali. When you talk, he can understand you. Quando gli parli, lui ti capisce. But he's gonna feel your energy, ma sentirà la tua energia. And he's gonna respond to your command, e risponderà ai tuoi comandi. Which has to do with the thought that matches the words. Ma questo ha a che fare con il pensiero che deve combinarsi con la parola. When you say, be gentle with the cat, quando dici, sii delicato con i gatti, I trust you with this cat. Mi fido e ti affido questo gatto. Your job is to guard them. Il tuo compito è quello di fare la guardia. But he wants somebody to play with. Vuole qualcuno con cui giocare. And he's going after the cats trying to get them to play with him. E rincorre i gatti per giocare con loro. He needs another dog that he can play with. Avrebbe bisogno di un cane con cui giocare. Ok, purtroppo io ho una cagnolina che ho adottato al canile, però è molto anziana. Da una parte l'ha tranquillizzato, però sicuramente non può essere la sua compagna di giochi ideale. She says that she already has a dog who is a female and she's very old. She was rescued from an animal shelter, so 17. Of course she can't be his playmate. He needs a young, beautiful wife. Avrebbe bisogno di una moglie giovane e bellissima. He likes white dogs. Gli piacciono i cani bianchi. Get another one. Magari prendine un altro. Okay. And no problem for me, but for my mother. No, two dogs are easier to take care of than one. Due cani è più facile prendersi cura di due cani che non di uno. They sleep together, they eat together, they walk together. Look dormono. How happy he is. Dormono insieme, mangiano insieme, camminano you insieme. This idea, you're gonna get a girlfriend. Ti piace l'idea yes. di una ragazza, eh? She said yes. Ha detto di sì. We're gonna get you a girlfriend. Ha detto che ti prende una ragazza. That's what he needs. Thank you. You're welcome. Grazie. L'ultima brevissima domanda: è possibile mettersi Last in comunicazione question. Anche con gli animali che non ci sono più? Also with animals that aren't here anymore, like they're in heaven? Yeah. Sì. Sì. Energy stays the same forever. L'energia rimane uguale per sempre. Our souls are eternal. Le nostre anime sono eterne. And every living being has a soul. E ogni essere vivente ha un'anima. It's all the consciousness of God. È tutta la coscienza di Dio. And everything in nature is alive. E ogni cosa che si trova nella natura è viva. And the energy in every living thing is eternal. E l'energia che si trova in ogni cosa vivente è eterna. So the spirits of our animals are in heaven. Quindi gli spiriti dei nostri animali sono in cielo. And we can continue to contact them. We can continue to love them. Possiamo continuare a entrare in contatto con loro e ad amarli. Perfetto, ringraziamo Grazie. Veramente tantissimo Amelia like Kincaid, so vi ricordiamo il libro che è stato pubblicato, Parlare con gli animali e ricevere risposte. Grazie anche a Elena per la traduzione. Grazie. You're welcome. Great. Grazie davvero tanto. Thank che messaggio so si sente di lasciare ai nostri telespettatori? Would you like to leave a short message to the viewers, to the audience? I'm gonna say everyone in Italy can learn how to love animals in a whole new way. Tutti gli italiani possono imparare ad amare i loro animali in un modo completamente nuovo. Your animals are waiting to talk to you. I vostri animali stanno aspettando di parlare con voi. Benissimo, grazie nuovamente ad Amelia Kincaid. So thank you once again. Thank you. Grazie.